Questo ormai è, questa è l'area Filia, la famosa area Filia dove sorgerà questa nuova mega galattica stazione, perché è mega galattica, che noi avevamo in qualche maniera contestato per fare una fermata più leggera, eccetera, però il progetto ci è stato detto che non si potevano cambiare, mentre in tutta parte della città si cambiano i progetti, qua no, ma va bene lo stesso e sopporteremo anche questo. Ovviamente qui, come vedete, il cantiere è in piena attività dopo mesi che è stato fermo e sono ripresi i lavori. Ovviamente il disagio c'è perché, come diceva lei giustamente, qui bastano quattro gocce d'acqua e si formano delle grandi piscine. Poi ovviamente questo è niente a confronto dei rumori, delle polveri, delle vibrazioni che tutti i palazzi, tutta la gente sta subendo ormai da quando sono iniziati questi cantieri, perché non dimentichiamoci che parte da Brin, poi sono venuti su tutto l'impalcato, che questa metropolitana passerà in mezzo a un canyon chiamato così, simpaticamente, di via Canepari, e via Mansueto, via Vedova, eccetera, e saranno interferite quasi 1.000 persone come minimo. È dal 2020, da quando sono iniziati questi lavori, che stanno subendo tutti questi cantieri. E per di più, la cosa che a noi preme è che anche quest'anno, in estate, la gente sarà costretta a chiudere le finestre. Specialmente ci preoccupano gli anziani, i disabili e i bambini, perché un'altra estate chiusa in casa non è certo piacevole. Ci troviamo in piazzale Facchini con Enrico D'Agostino del Comitato Liberi Cittadini di Certosa. Ora, quest'area è sotto i riflettori per quel che riguarda la possibile riqualificazione del quartiere. Andiamo a conoscere intanto di chi è quest'area. Allora, quest'area qui è in parte di RFI, ma in parte anche di Trenitalia. E qui sono le grosse difficoltà che ci dicono di mettere d'accordo per l'acquisizione di quest'area qua. Sono dal 2023, dicembre 2023, quando il vice sindaco Picciocchi, 22, il sindaco Picciocchi diceva: sto andando a Roma per acquisire l'area. L'area è ancora qua, come vedete. È un'area molto importante. Intanto diciamo che queste erano le vecchie officine delle ferrovie, dove venivano riparati i locomotori, i vagoni e quant'altro. Per cui ci sarebbe tutta una bonifica da fare anche su quest'area. Come vedete, questo parcheggio qua, per esempio, era inserito proprio nell'area Facchini, dove siamo entrati erano. Questa è stata una battaglia fatta dal nostro comitato quando hanno levato i parcheggi dall'area Filea per la metropolitana. C'è stata una battaglia e l'abbiamo vinta insieme al municipio e questo sono 120 posti auto, però il quartiere, con quello che abbiamo visto anche prima, quando partiranno tutti i cantieri in contemporanea, Rio Maltempo, ferrovie, metropolitana, perché ci sarà notizia di stamattina sugli organi di stampa che è stato finalmente acquisito anche il tratto di Piazza Pallavicini. E per cui il quartiere soffre. Sta soffrendo anche dal punto di vista di parcheggi. Ora, progetti ce ne sono tanti, tanti e anche abbastanza seri, come l'Istituto Tecnologico, eccetera. C'era anche la possibilità di vedere attività per giovani, per studenti e quant'altro. Però finché non si acquisisce quest'area, sono tutti progetti campati in aria. È inutile che mi si venga a dire facciamo il bando internazionale, eccetera. Ma se tu non prendi l'area, cosa significa? Che tu fai un progetto così, aleatorio? E si spendono 6 milioni di euro dei famosi 200, che guarda caso si becca sempre da quel fondo lì. Beh, quei 200 milioni di euro erano destinati alla riqualificazione. Ora si prendono 200 milioni di lì, si prendono 6 milioni da quei 200 e se ne prenderanno altri, anche perché la copertura di via Arduino, che è sempre riguardante la riqualificazione, verranno presi anche da questi 200. E cosa rimane? Con tutti i progetti, con tutte le idee che si hanno di allontanare dalle proprie case i primi due piani di via Canepari, no? E
come si pagheranno?